Ciao ragazzi, da Crollo 204 e finalmente siamo su The Crew Motorfest! Allora, siamo qui nel lab principale del Motorfest e come vedete ci sono un sacco di auto, ad esempio qui un sacco di Toyota Supra e queste qua ragazzi sono le auto di Fast and Furious, la Supra di Paul Walker di Fast and Furious. Qua abbiamo anche la... no, non è quella, più o meno è quasi la Lisa Skyline che c'è su Fast and Furious, però non mi ricordo quale. Comunque, oltre alla bellezza di così tante auto rare e introvabili qui su The Crew, adesso andremo a iniziare la nostra avventura. Però prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. E detto ciò, partiamo. Purtroppo ho notato che a volte questo gioco, dal nulla, che succede? Si blocca e me lo fa riavviare. Non lo so che succede, ragazzi. Comunque, niente, questa è la nostra macchina che ho comprato qui al Motorfest. Come vedete, è una bellissima Honda S2000 del 2009. Tra l'altro, sentite che sound. Incredibile. Ha anche uno scatto incredibile, come vedete. Calcolando anche che abbiamo l'uso del nitro. E niente, adesso abbiamo anche il coso del rewind. Cosa che pratica che non c'era su The Crew 2, il rewind. Comunque, qui abbiamo non solo questa, ma anche i veicoli che ho importato da The Crew 2, come questa Chevrolet Camaro ZL1, una delle mie auto preferite, come ben vedete. Ma come vedete ho tantissime anche auto e moto, guardate qua, guardate, ne ho tantissime, anche supercar, come ad esempio questa McLaren P1, Porsche 918 e anche questa Pagani Zonda. E abbiamo anche tantissime moto, Yamaha, questa KTM, poi anche questa qua, ma comunque sia, oggi direi di andarci a fare un po' di missioni per prenderci un po' di soldi, così che almeno possiamo farci un po' di soldi, un po' di soldini, che già come vedete un po' ne ho fatti, per cui andiamo nella lista dell'attività. E come vedete qui ci sono tutte le playlist, abbiamo tante cose, come vedete tutte le cose che abbiamo incredibili. Ma quanto è realistica questa pubblicità. Comunque, dicevo, abbiamo tante compilation, moto, auto classiche, barche, off-road. Comunque, diciamo che sto iniziando a fare questa playlist. La Made in Japan, vale a dire, come vedete, sono auto a tutte gare con auto prodotte in Giappone. Quindi Honda, Mazda, tante cose così. Per cui, hanno messo anche un nuovo marchio, la Toyota, che prima non c'era. Non c'era la Toyota come marca. E allora, ho fatto anche un po' di prove di gara, drift, queste quattro, tipo iniziato. E adesso facciamo un'altra prova che consisterà nel drift. Quindi viaggio rapido. Perché non posso fare il viaggio rapido? Che palle. Vabbè, comunque andiamoci noi con la nostra bestia di macchina che vi ho fatto vedere. Guardate, incredibilmente un'accelerazione fantastica. Se vi state chiedendo, la velocità massima è circa di 290 km orari di questa macchina, quindi di base va più che bene, quindi poi la modificheremo un pochino e la faremo volare questa macchina. Su The Crew tutte queste macchine erano stramodificate, che tante auto di quelle che avevo io potevano toccare anche i 370 all'ora. Si parla di auto con più di tipo 600-700 cavalli, quindi anche di più alcune, tipo 1200, che potevano arrivare appunto a queste velocità incredibili. E comunque adesso stiamo facendo anche questo piccolo test drive della nuova macchina che ho preso su The Crew Motorfest. La prima, che tra l'altro questa qui ho preso, bellissima, bella agile, scattante, tra l'altro è pure cabrio,
Non so se si può mettere anche hard top o soft top questa macchina, per cui poi vedremo nelle modifiche. Tra l'altro, a ogni gara che faremo riceveremo dei pezzi per modificare la macchina. Drift, drift, drift. Ok, quasi riuscito. Vabbè, a parte che ho buttato giù il palo. Olè, e vamonos così. Allora, quanto manca per arrivare? Ah, ci siamo quasi, ci siamo quasi. E adesso andiamo. Andiamo bene. Mancano quanti metri? Ah no, 2 chilometri, minzega. Pensavo fossimo più vicini. Invece no, invece no, invece no. E qua, record di velocità, quanto? Quanto diceva, non mi ricordo. Però abbiamo battuto il record di velocità, l'abbiamo battuto. Mi piace ragazzi che l'abbiamo battuto. A quello gli ho fatto il pelo. Olè, andiamo, 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 andiamo. Ok. Quanto manca adesso? 700 metri e ci siamo. Wow. Andiamo. Ed ecco lì l'hub per cominciare la prova del drift. Eccolo là, contrassegnato con il simbolo, cos'è? Un serpente? No, è un drago, è un drago. Comunque, eccoci qua pronti a partire. Che macchina avremo? Ah, una Mazda. Una RX-7. Vediamo. Bonus difficoltà. Guida. Vabbè, non applicata. Traiettoria. Frenatura automatica. No, facciamo no. Sterzo automatico no. Ravvolgi sì. Tutto così. Dai. Comunque, iniziamo questa cosa. Perché comunque la frenatura automatica è fastidiosa, ragazzi, quando la usate. Per cui adesso prepariamoci a cominciare la gara. Ok. Allora, dovrebbe cominciare a breve. Eccola qui, infatti. Partiamo subito. Partiamo subito con questa prova di drift. Vediamo se le mie abilità sono rimaste un... Beh, rimaste. Faccio schifo nel drift, più o meno. Però quanto è bella questa macchina, questa Mazda. Con l'angolo di sterzo ovviamente allargato per fare il drift. Allora dovremmo andare al centro. Ok, così. Ok, così, ok. Guarda. Guarda, 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 guarda. Quanti punti, guarda. Oh, sì. Aia. Dobbiamo cercare di non frenare tanto. Però guarda cosa, quanti ne stiamo ottenendo. Mamma mia. Questo è un drift, ragazzi. Mamma mia. Oh, sì, sì, sì. Guardate qua quanti ne stiamo alzando, guardate qua. Olè. Siamo a 15.000 punti. Mamma mia, aia. Oh, 19.000 punti. Wow, ragazzi, che roba incredibile. Anche se come vedete faccio un po' schifo. Come vedete, perché sto sbattendo da tutte le parti, come state ben vedendo. Però quel coso che riesco a fare, riesco ad andare. Ma come vedete abbiamo superato di gran lunga il punto, che il punteggio che ci hanno richiesto. Quindi, ma diciamo che 5.000 punti di base stiamo cominciando, ma proprio basso. Per cui hai attenzione. Allora andiamo, 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 andiamo così. Poi un altro così, dobbiamo stare bene. Ok, 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 ok. Ci mancano 30 secondi, ma vediamo come riusciamo ad arrivare noi. Olè, 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 olè. Questo drift mi è piaciuto abbastanza. Ho mantenuto abbastanza la velocità costante. Abbiamo il commentatore innata, la commentatrice innata, che ci sta continuando a rompere le scatole. Perché noi facciamo come diciamo noi. Per cui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E andiamo a vincere con 60.000 punti. Quasi 60.000. Però abbiamo superato di gran lunga il contatore, come bene avete visto. E sono il re del drift. Woo! Mamma mia, seguente.
Cos'è che mi hanno dato? Ah, ci hanno dato 11.000 dollari. I bucks possono essere usati per comprare veicoli, oggetti. Ok. Ok, adesso andiamo avanti. E sempre qui facciamo anche una prova, poi vorrei fare ancora sempre con il Made in Japan, con le gare di delle JDM, comunque sia. Poi vorrei avere un momento un po' più libero per andare a esplorare insieme un po' l'isola di Oahu, per cui faremo anche questo. Ci potremmo andare o in aereo, la sorvoliamo con l'aereo, oppure ci andiamo con la barca. Ci andiamo, perché sì, ho tipo 3 aerei e 3 barche. Ci andremo con questa. Però questa volta cambiamo macchina. Cambiamo macchina, non sempre auto giapponesi. Prendiamo una delle nostre macchine. Tipo, allora, cos'è che abbiamo? Allora, andiamo con... Allora, direi di andare con cosa andiamo, ragazzi? Con che cos'è che andiamo? Con una moto direi di andare, dai. Andiamo con questa qui, ragazzi. Con una... Cosa qua è un Harley? Un Harley Davidson Iron 883, che adesso andremo lì, dove dovremmo andare, per cui... Vamos! Adelante! Tra l'altro anche questa moto devo fargli un po' una messa a punto, però facciamo anche la cosa per le moto, per... Ah! La compilation di gare apposta per le moto, per cui... Tra l'altro questa moto ha un'accelerazione un po' lenta. E niente, dovremmo un po' fare una messa a punto. Adesso cos'è che abbiamo? Una prova di... Ah, una prova di dragster. Bello. Il drag race è una cosa che adoro. Tra l'altro con una skyline dovremmo farlo. Bella, bella, bella questa cosa. Adesso dovremmo farla qui nell'aeroporto. Mi piace questa cosa. Olè. Questa pista lunga anche tipo... Non so quanto, ma un sacco lunga. Ci scaldiamo bene le gomme prima. Vediamo se mi ricordo come si fa la gara di dragster. Mi ricordo che sono auto anche da 2000 e passa cavalli queste. Tempo minore di 15 secondi, perché queste auto hanno una velocità incredibile. Quindi nella zona verde, ok, così, 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 così. Ok. Ok, così. Ah, quanto siamo? Quanto siamo? 9 secondi, ce la facciamo, ce la facciamo! Olè! Mamma mia, ce la facciamo, ce la facciamo. Quanti round sono? Tipo 3 round sono, ragazzi. Adesso ci andiamo a fare questi bellissimi 3 round di drag race. Olè. Dobbiamo scaldare prima un po' le gomme alla macchina, come vedete. Però manteniamogli una temperatura perfetta. Quindi appena scatti il verde, via! Casa martello! Andiamo! Vai, appena mettiamo la quinta, giù tutto con il nitro! E andiamo! Ah! Questa volta ci abbiamo messo 2 secondi in più, ma comunque ce l'abbiamo fatta lo stesso. Cambio di marce, errore. Ah, ok. Ok, ho sbagliato a cambiare le marce. Siamo, credo, nell'ultimo round. Ok. Adesso andiamo. Olè. Ah, devi mantenerti lì. Andiamo. Oh, cavolo. Ok, sgommata perfetta. Ok, quando sale di giri perfetto il motore. Andiamo. Vai! Oddio, non vorrei che forse anche qui ho fatto una cacata assurda a cambiare le marce. Ah, che qui tipo 13 secondi. Già. Tieni, saltiamo, ma è una roba che devo riprendere un attimo a fare. Però abbiamo vinto! Sì, che bello!
Ah, cambio sequenziale. Ok. Olè. Ah, possiamo modificare un'auto da dragster. Perché io ho un'auto da dragster, ma solo una tra tutte quelle che ho. C'ho una. Cosa che è? Una. Oddio, è una Corvette. Dovrei avere. Come auto da dragster, dovrei avere una Chevrolet Could it win? Corvette. The best of many, I am sure. Zitta, 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 cara. Ok. Una Chevrolet Corvette. Dov'è? Dov'è che l'ho messa? Dov'è? 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 Eccola qui. Ah no, non è una Corvette, è una Dodge Viper, niente. Comunque. SRT, ok, comunque possiamo migliorarla, vediamo. Eccola qui. Miglioriamo la risposta della centralina e basta. E basta. Solo questo. E niente. Comunque, questo diciamo era il primo episodio di The Crew Motorfest. Come primo episodio diciamo che si può pu possiamo pure concludere qua. E noi ci vediamo prossimamente in un altro video. Ciao ragazzi!